E noi siamo le organizzatrici di questo concorso e presento anche quindi Maurizio Mendola. Buonasera, buonasera. E Danila Esposito. Buonasera a tutti. Ok, ci siamo, perfetto. Allora vi do il benvenuto come ho già detto e siamo qui appunto per decidere un attimino sui vincitori di questo concorso, la seconda edizione del concorso Maria Zumpano, organizzato dai Guitti Senza Carrozzone. E prima di arrivare al momento per decidere appunto i vincitori, noi volevamo dare un attimino di informazione sulla nostra associazione, su quello che facciamo, come siamo nati, eccetera. Però prima presento a tutti, penso che tutti quanti conoscono Franco Arminio, che proviene dalla provincia di Avellino in Campania, poeta, scrittore, ha un curriculum lungo un chilometro e non sto qui a leggere tutto, però è appena uscito un suo libro che si chiama Studi sull'amore. E, Roberto Saviano appunto lo ha definito uno dei poeti più importanti di questo paese, quindi noi, per noi è un onore veramente averti qua. Maurizio Mendola è originario di Crotone, scrive narrativa, è writer in residence del progetto europeo Connecting Emerging Literary Artists, e lavora e collabora con la Scuola Holden a Torino e con le Escuela de Escritores di Madrid. Non so se io... Esatto. E poi abbiamo Danila, e Danila viene da Crotone, sociologa, giornalista per il Crotonese, il nostro giornale locale, diciamo, di questa provincia, quello che noi facciamo tutti riferimento a questo giornale 2 volte alla settimana. E collabora Danila con alcune cooperative sociali del territorio di inclusione sociale. È membro attivo dell'associazione culturale Io Resto e ha vinto la prima edizione di questo concorso l'anno scorso, quindi per noi è davvero un onore averti qua. Sono molto felice di essere qui, insomma, ho accettato questo invito di Victoria molto volentieri perché ogni cosa, ogni iniziativa culturale, scusate, anche il mio gatto vuole parlarne. Ogni iniziativa culturale relativa al territorio crotonese per me è un'iniziativa a cui vale la pena partecipare. È questo bellissimo concorso di cui ho potuto osservare la nascita l'anno scorso. Mi ha fatto molto piacere partecipare, soprattutto Arturo, scusa, e soprattutto sono molto contento di poter conoscere Danila che ha vinto l'anno scorso. Sono molto felice di avere l'opportunità di rincontrare Franco Arminio. Sono stato un suo antico studente molti anni fa, lui non se lo ricorderà, mi viene da dire giustamente, però amerò ricordarglielo. Sono un grande ammiratore del suo lavoro, per cui grazie dell'invito e lascio volentieri la parola a Danila e a Franco. Sono onorata perché ho creduto tanto in questo concorso, tanto da parteciparci l'anno scorso e poi insomma sono felice di essere nella giuria quest'anno. Per me è davvero un onore che voi abbiate riposto fiducia in me. E non conoscevo di persona Franco Arminio e neanche Maurizio, quindi per me è un piacere, insomma, fare insieme questo percorso stasera, insomma, e cercare di capire quale sarà la poesia e il racconto meritevole. E poi grazie ai Guitti Senza Carrozzone perché sono davvero una squadra fortissima. Grazie. E grazie a Vittoria, che è sempre gentilissima, è davvero dolce, dolce. Grazie mille. Franco Arminio, non so se vuole dire 2 parole. Ah, intanto buonasera a tutti. No, io volevo solo dire che amo molto la Calabria e soprattutto la Calabria ionica. Ho questa preferenza sfacciata per tutto quello che c'è, diciamo, da Leuca a Reggio, tutto questo l'arco ionico. E sono stato tante volte in Calabria, appunto, soprattutto in questa zona appunto ionica.
e considero quella terra una terra piena di futuro, contro ogni, diciamo, logica, ogni giudizio, diciamo, consolidato, che tende a vederla come una terra appunto abbandonata, piena di problemi. Io invece penso che sì, certo che ci sono questi problemi, ma è una terra che secondo me avrà un grande futuro e tra l'altro ha un grande passato anche. E proprio perché c'è questa riserva di arcaico, una sorta di una riserva di altrove all'interno dei confini nazionali che io trovo in pochi altri posti d'Italia. E quindi il fatto che poi ci sono delle persone che organizzano un concorso di poesia, la poesia, il mito, la Magna Grecia, sono tutte cose molto vicine e quindi mi fa piacere. Insomma, parliamo di bellezza, parliamo di anima, alla fine parliamo di valori antichi. La poesia in realtà canta questi valori antichi e quindi una terra come Crotone mi sembra un luogo ideale per ospitare le parole della poesia, ecco. Quindi buon lavoro a tutti che ovviamente portate avanti queste. Io sono come dire un compagno di passaggio, però ecco, vi faccio compagnia in questo momento con grande simpatia e veramente con l'estrema convinzione che non stiamo parlando di terre che stanno indietro, ma che in qualche modo ce le troveremo davanti. E il futuro sta lì, sta su quelle coste. Ok, adesso vi presentiamo giusto un breve riassunto della storia della nostra associazione, appunto, e ce la fa Marianna. Sì, allora sarò molto breve. Witty senza carrozzone è una realtà nata nel 2016 a Rocca Bernarda. Si tratta di un collettivo di ragazzi, giovani e meno giovani, di diversa provenienza culturale e professione, che spinti dalla passione sfrenata per il teatro, dedicano il proprio tempo libero al servizio dell'arte, guidati da Vincenzo Leto, attore professionista. Il collettivo teatrale si forma nell'ambito del progetto Radici in Movimento, promosso dall'Associazione Arci Pagania di Rocca Bernarda e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dopo diversi anni di operatività, a marzo 2020, WIT Senza Carrozzone diventa associazione a sé stante e prosegue la sua attività di promotrice culturale. Ad oggi numerosi sono stati gli eventi realizzati, tra cui gli spettacoli teatrali Riderete anche stasera, Romeo e Giulietta in una tiepida gita scolastica, che è una rivisitazione in chiave comica della celebre opera di William Shakespeare, I viandanti della libertà, e poi il concerto teatrale del 1º maggio, che è giunto ormai alla sua terza edizione. Grandi nomi del teatro italiano hanno deciso di aderire a questa iniziativa attraverso dei contributi video che sono stati pubblicati sulle pagine social dei Witti. Quest'anno finalmente il concerto vedrà la realizzazione di alcuni momenti in presenza. Tra i protagonisti di questa terza edizione anche il grande Moni Ovadia. Tra gli altri eventi culturali promossi da Witti Senza Carrozzone ricordiamo il concorso letterario Maria Zumpano, diverse rassegne cinematografiche e la partecipazione ad eventi culturali promossi da altre associazioni, tra le quali anche una suggestiva performance con Mariangela e Vinicio Capossela, al fine di creare una rete sempre più vasta che abbia come unico obiettivo quello di diffondere la cultura, l'amore per il teatro e per ogni altra forma d'arte. Adesso Joelle vi darà qualche informazione, giusto su questo concorso. Ok, allora la prima edizione giustamente si è fatta nel 2021. Era rivolta però solo a una sfera di poesia, il cui tema è stato la Calabria per me. Sono arrivati 30 componimenti da più parti dell'Italia e anche dalla Germania. I membri della giuria, composti interamente di persone di Crotone, hanno scelto come prima classificata La poesia è mia, di Daniela Esposito. Come premio, Daniela ha ricevuto una targa realizzata dal maestro orafo Michela Fidat, che è un nostro sostenitore, sostiene la nostra associazione.
Inoltre la sua poesia è stata letta dall'attore calabrese Antonio Tallura durante la seconda edizione della manifestazione del concerto teatrale del 1 maggio 2021. Per la seconda edizione del concorso letterario abbiamo ideato il tema di distanze e abbiamo aggiunto un'altra categoria, ovvero i racconti brevi. Anche quest'anno la partecipazione al concorso è stata gratuita. Sono pervenuti 84 componimenti, di cui 14 racconti e 70 poesie. Da tutta l'Italia. I premi che saranno consegnati ai vincitori sono la targa realizzata da Michela Fidato e un quadro dipinto dall'artista calabrese Dorotea Di Causi sul tema distanze. Inoltre, i due componimenti vincenti saranno letti dall'attrice Dora Romano in occasione della premiazione che si terrà il 24 aprile a Rocca Bernarda. Dora Romano ha recitato in numerosi film e serie TV come L'amica geniale, È stato la mano di Dio e prossimamente nella serie Amazon Prime in Bang Bang Baby. Le video della lettura dei componimenti saranno proiettate anche durante la terza edizione del concerto teatrale del 1 maggio, il 1 maggio 2022. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato in queste occasioni. L'importante veramente è partecipare. Viva la poesia, viva chi scrive senza così smanie così antagonistiche. Scrivere fa bene, è un gesto salutare. In questo caso ovviamente era un concorso che prevedeva un vincitore, la giuria ha scelto Il sogno di Danilo per la sezione poesia e invece il racconto Come le foglie per la sezione racconti. Sono venuto a conoscenza del concorso navigando in internet e sono rimasto colpito dal fatto che il concorso era dedicato a una donna molto stimata, Maria Zumpano, e anche dall'impegno profuso da parte del collettivo teatrale Guitti Senza Carrozzone. La poesia vincitrice è dedicata a Danilo Dolci. Danilo Dolci è stato un poeta, un sociologo, un educatore. Lui è nato a Sesana, l'attuale Slovenia, e allora italiana, e negli anni 50 si è trasferito in Sicilia, dove ha conosciuto la disperazione di un popolo. E lui ha lottato per l'equità sociale a favore dei più deboli. Vi sono tanti episodi che lo caratterizzano. E possiamo ricordare lo sciopero della fame, iniziato a seguito della morte di un bambino per malnutrizione, e lui ha iniziato lo sciopero della fame dormendo nel letto dove il bambino era morto. Oppure possiamo ricordare lo sciopero alla rovescia, cioè dare lavoro ai disoccupati occupando un terreno per costruire una strada. La sua attività si basava sulla non violenza, ed è per questo che è stato soprannominato il Gandhi italiano. Io ho scritto questa poesia poco tempo fa, a seguito di un articolo che ho letto sul giornale che lo riguardava, e ho sentito l'esigenza di dedicargli la poesia per omaggiare questo grande uomo. Per quanto riguarda la poesia, cos'è la poesia? Mi viene in mente, quando si parla di poesia, della lanterna di Diogene. Diogene è stato un filosofo del IV secolo avanti Cristo e si racconta che in pieno giorno andasse in giro con una lanterna in mano, e a chi gli chiedeva come mai facesse una simile azione, lui rispondeva cerco l'uomo, intendendo in questo senso che cercava l'uomo che potesse vivere secondo la sua più autentica natura, senza sovrastrutture, senza infingimenti. E quindi come possiamo definire la poesia se non l'espressione dell'anima, e secondo alcuni autori, alcuni poeti, il canto dell'anima?
Ecco, e per me la poesia è appunto questo, il canto dell'anima. Voglio concludere ringraziando ancora gli organizzatori e la giuria e mi sento onorato di poter contribuire a conservare viva la memoria di Maria Zuppano. Grazie. Faccio un lavoro part-time, ho scoperto del vostro concorso tramite il mio lavoro perché faccio rassegna stampa e quindi mi capita di avere sotto mano un po' tutti i giornali, quindi l'ho letto sul Giornale di Calabria e siccome ho questa piccola passione dello scrivere così mi è molto piaciuta come iniziativa e ho voluto tentare. E poi per il resto diciamo che è una vita molto dedicata all'ambito familiare, diciamo per me la priorità diciamo, nella vita proprio il fatto di dedicarsi agli affetti, alle cose importanti che restano. Quindi sicuramente il lavoro è importante per poter sopravvivere, però non è sicuramente la cosa essenziale della vita. E altre cose non saprei di particolare, vabbè, ho un compagno, ho una figlia di 23 anni che fa l'università e conduciamo una vita proprio tranquillissima, diciamo che anche abbastanza modesta, non particolarmente magari pensare a Milano, insomma, si pensa, invece noi siamo molto di casa, molto così, insomma, non siamo molto girovaghi e appunto così abbiamo degli interessi più meditativi, più così, più ritirati, insomma. Ok, ottimo. E come è nata questa passione per scrivere? Ma diciamo che l'ho sempre avuta, sin dal tempo diciamo delle superiori, così mi piaceva, forse perché appunto sono anche un po' caratterialmente un po' timida, faccio fatica magari ad esprimermi così verbalmente con le persone, allora a livello intimo il fatto di mettermi a scrivere mi dà la possibilità di esprimere quello che sento, quello che ho dentro, senza avere proprio un riscontro immediato e diretto che magari a volte fa un po' paura perché si pensa sempre comunque di essere giudicati. E poi in una società come quella attuale, a volte quando si dicono determinate cose, insomma, si viene malinterpretati, si pensa di essere degli idealisti, staccati completamente dal mondo reale che è fatto di interessi economici, di carriera, di ambizione e di altro. E quindi il fatto di scrivere è un modo per forse ritagliarmi un ambito di vita come vorrei e che a volte non riesco diciamo a realizzare nella quotidianità perché purtroppo sono nell'ingranaggio comunque della vita reale in cui a volte bisogna anche fingere di essere diversi da come si è, più superficiali, più così, più abituati a vivere alla giornata, poi magari invece rintanati nel proprio intimo si può esprimere effettivamente quello che si pensa senza essere direttamente giudicati, oppure dando la possibilità di riflettere su determinate cose anche agli altri. E ovviamente un grazie ai vincitori, ma un grazie a tutti quelli che hanno partecipato e grazie a chi ci dà il piacere di leggere, perché io penso che non è importante essere famosi. A volte si possono leggere delle storie, delle poesie di persone appunto non famose che possono stimolarci, altre volte no. Quindi bisogna sempre dare molta fiducia alle scritture degli sconosciuti. Beh, complimenti a tutti i partecipanti, complimenti ai vincitori della sezione poesia e della sezione narrativa e grazie all'associazione Guitti Senza Carrozzone, avanti tutta e viva la poesia e viva la lettura. Grazie, grazie. Maurizio? Beh, io auguro ogni bene a chi ha intenzione di creare, di scrivere, di raccontare. Ogni volta che si racconta si riempie un vuoto, si fa luce dove c'è ombra e quindi a tutti i ragazzi e le ragazze, i Guitti Senza Carrozzone, a chiunque cercherà di costruire qualcosa di bello come questo, ha sempre ragione. Quindi ogni bene e buona immaginazione a tutti. Grazie mille, davvero. Questo è stato un bel incontro per noi, molto importante e ringrazio tantissimo tutti i giudici per l'impegno che avete messo nei nostri confronti di questo concorso. Grazie a tutti. Ciao. Okay. Ciao. Ciao, grazie, ciao. A presto. Ciao. Ciao.